Prima di iniziare il video volevo solo informarvi che da oggi caricherò un solo video al giorno perché non ce la faccio proprio a caricarne due di continuo ogni settimana, quindi un solo video al giorno, però in compenso carico anche la domenica. Ovviamente i video si alterneranno tra Yo-Kai Watch, Kirby e ovviamente una terza serie che vedrete a breve. Wahey Kuj, ben ritrovati al vostro Androlink 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Come vedete, la missione di Katie è sbloccata, l'ultima missione, e non vedo l'ora di affrontarla. A quanto pare non serve fare Regia Emma per sbloccare questa missione e non penso neanche che serva combattere Emma Umbra. Più tardi nella missione vedrete perché serve combattere Emma Umbra, quindi sfidatelo e battetelo. Però, intanto io l'ho fatto, adesso andiamo a fare anche questa missione. Che succede? Come faccio, Andrea? A fare cosa? Non posso tornare nel mio mondo. Non puoi? Grazie alla slot key che connette i due mondi, Wuxia è nel nostro mondo. Ma ora non è bloccata qui? Che ne so? È una domanda. Cioè, forse il nonno non c'entra, non lo so. Anche dorato, altro. Ah, ok. Livello consigliato 99? E che boss fight ci sarà allora? Perché no? Il mio mondo è invaso da misteriosi yokai in nero. Hanno iniziato ad attaccare chiunque capitasse a tiro. Ho provato ad affrontarli insieme ai miei amici yokai, però... Erano troppo potenti? Sì, mi hanno catturato e imprigionato in una slot kai. Ed ora eccomi qui nel tuo mondo. Oh no, Kai, ti è terribile. Ti hanno fatto del male. Sto bene solo grazie allo yokai che mi ha protetto. Meno male. Perché pensi di non poter tenere nel tuo mondo? Che c'è? Andrea, hai provato a una moneta Fancy Death? Giusto, proviamoci. Però l'audio mi sta, ecco, trapanando l'orecchio. La slot key non reagisce, che si è rotta? Oh, Andrea, come posso fare? Se solo ci fossero altre slot key con cui provare. Ci sono. Ce n'è una a Valdoro, ovviamente. Ah, già. Che ricordi la slot key in cui ero intrappolato? Che dici? Pensi che accetti le monete Fancy Detnia? Ne sono assolutamente certo. Raggiungiamo il Monte Selvoscuro e proviamoci. I tre Yo-Kai Watch a inizio. Cavolo, però a livello 99. Sono un po' preoccupato. Non credo però che sarà mai più difficile che affrontare il boss finale della Torre d'Aruma. Che ancora non so come si chiama in italiano. Ancora non ci sono stato in quel posto. Vediamo un po' allora sta slot kai. È giunto il momento, Andrea. Inserisci la moneta Fancy Death. Vediamo che succede. Ah, non succede nulla. Non ci posso credere. Ah, eccoti. I due servi di Emma. Questi effettivamente sono servi. Scusa tu, Yo-Kai Rosa. Ah, dici a me? Credevi davvero di poter accedere al nostro mondo senza invito? Che sfacciata! Che stai tramando? Questa faccenda mi puzza. Ducane, Aristocat, aspettate! Oh, Andrea, cosa ci fai qui? Sei forse in combutta con lei? Siete complici? Complici? Sì, in effetti... Certo, dice anche lui. Wuxia non ha fatto niente di male, la sto solo aiutando. Passi per stavolta, tuttavia... Dall'incidente di Umbra ci andiamo cauti con i viaggiatori di altri mondi. Questa è avvenuta un po' prima, tranquilli. Bene, seguitemi in silenzio, spiegherete tutto a Emma il Grande in persona. D'accordo. Che? Ma non abbiamo fatto niente di male, quindi non abbiamo nulla da temere. E poi potrebbe farmi tornare nel mio mondo. Chi potrebbe se non lui? Hai proprio ragione. No. Vi porteremo a Villa Emma, quindi seguiteci. E niente scherzetti. Certo. Ed è per questo che dobbiamo aiutare Wuxia a tornare nel proprio mondo. Devo tornare indietro per aiutare i miei amici yokai. Sembra assolato che voi non siete qui per far danno. Cacchio, ci conosci? E poi sono dopo gli eventi di Emma Umbra, quindi lo sai che siamo persone buone, no? Questi yokai in nero che hai menzionato mi preoccupano alquanto.
Non promette bene. Prima di diventare uno yokai, il tuo nome era Katie Forrester, giusto? Questi yokai nerd ti avranno vista come un ostacolo. Un ostacolo? In che senso? Gli umani che interagiscono con gli yokai possiedono un potere unico. Che starà facendo Lemma il grande del tuo mondo? Ha lasciato che degli yokai malvagi invadessero il mondo umano. È assurdo. Lemma il grande del mio mondo è molto diverso da lei. Oh, in che senso? Ecco, Lemma il grande del mio mondo è un mio compagno di classe. Cosa? Sembra un tipo di classe. Whisper. E amico sia di umani che di yokai, ma i suoi poteri sono appena risvegliati. Oh, davvero curioso. Ma è evidente che ha ancora molto da imparare. Mi occuperò dei preparativi per il viaggio. Voi raggiungetelo e aiutatelo. Avete già provato la slot Kai per tornare indietro? Sua Altezza, pare che ci sia qualcosa che la blocchi dall'altra parte. Così deve essere. Dovremo trovare un'altra soluzione. Persino Sua Altezza è in difficoltà? Tranquillo, ho un piano di riserva. Un piano di riserva? Sì, anzi, una mia riserva. Però quanto è annoiato sempre così, sto, no? Cioè, pare che è annoiato dalla vita. Parli di Emma Umbra? Esatto. L'Emma è grande proveniente da un altro mondo. Potrebbe saperne di più su cosa sta succedendo negli altri mondi. Ma Sua Altezza! Ho il dovere di assistere tutti gli yokai, anche quelli degli altri mondi. Sì, incontriamo Emma Umbra! Potremmo cercarla la regia Emma nel continente perdu. Bene, appena avrò sistemato delle faccende qui, vi raggiungerò. Sì. D'accordo! Quanti Emma Grandi esisteranno in questo mondo? Beh, sono venuti da altri mondi, quindi sono in totale 4. Poi c'è Emma all'antico, quindi... 5! 6, con quello risvegliato. Quindi basta andare a piedi a Regia Emma, non penso di dover accettare la sergente quadro. Sì, infatti è così. Eccoci qui. Possiamo entrarci? Ah, non proprio. Emma il grande? Non mi aspettavo di vederti qui. Noi siamo venuti a chiederti aiuto. Vorrei rispedire questo yokai umano al proprio mondo. Essendo esperti in materia di viaggi tra varie dimensioni, magari sai come fare. E così vuole viaggiare tra le dimensioni, eh? Mi spiace deluderti. Non posso spedirla in un mondo che non ho già visitato personalmente. Tentare sarebbe da pazzi, perché c'è il rischio che si perda tra le dimensioni. Non posso crederci, se tu non sei in grado di aiutarci, chi potrebbe? Non è da te arrenderti tanto facilmente, Emma il grande. Con uno yokai potente quanto me, potrei aprire un passaggio interdimensionale. Uno yokai potente quanto te? Non può essere altri che... Già, Emma il grande, un mio eguale. Uniamo i nostri poteri per raggiungere una forza superiore. Intrigante. Forza, facciamolo! Non abbiamo molto tempo. Vieni a parlarmi non appena sarai pronto. Ma sono già pronto. Sono pronto. Io sono sempre pronto, e tu? Sì! Sono pronto, andiamo. Andiamo! Cominciamo. Speriamo che funzioni. Un attimo. Non potremmo andare tutti insieme? Il mondo di Wuxia è stato invaso dagli yokai in nero. Non possiamo mandarla lì da sola. Andrea. Silenzio. L'energia a disposizione basta solo per te e per quello yokai rosa. Cosa? Ma chi farà loro da valletto? Gnagnan è giusta. Visto che esiste già nell'altro mondo, non potete visitarlo. Capisco. Visitare un mondo in cui già esisti può essere molto problematico. E lo sta dicendo Emma Umbra. Allora, Andrea, dovrai trasformarti di nuovo in Wush 2. E loro due dovranno rimanere qui. Sicuro che te la caverai da sola, Andrea? Andrà tutto bene, grazie Jibanyan. Muoviamoci. Ci siamo, metticela tutta! Ha imparato a controllare la sua rabbia? Oh! Quanto urlano però. Oh! Cosa? Ma questo è... il seminterrato?
Guarda, Andrea, è il tuo corpo! Eh? Ah, già, non sono Bush 2! Che sia perché non è stato la slot Kai? È possibile. Beh, è inutile rimuginarci su. Andiamo a piano di sopra. Sì. Ma quindi potrei usare questo passaggio? Ah, ok. Ma questa è casa di Katie, in teoria? No. Cosa? È casa mia? Quello era il nostro seminterrato. C'è qualcosa che non va in questa città. La città è cambiata da quando è apparso da quando è comparso quel pipi picciotto? Forza, dobbiamo andare a cercare Gibanyan Whisper e tutti gli altri. Ah! Quella voce! Era la voce di Dorothy! Beh, non è che i picciotti siano tanto difficili da sconfiggere. Dorothy, Whisper, Gibanyan! Che sia quel pipi picciotto! Lo vedi? Katie! Gna gna, stai bene, gna! Sì, state tutti bene anche voi? Ero preoccupatissima. Comprendo i sentimenti, ma non è il momento di festeggiare. Bada bing! Bada bing, bada bing! Questi brutti ceffi lavorano per il Papa Padrino. Oh no, devo sconfiggere un'altra volta il Papa Padrino? Ascolta, Andrea Adams, non possiamo perdere con te accanto. Avanti, dacci una mano. Ok, non mi farò mettere i piedi in testa. Non permetterò più che facciate del male ai miei amici. A meno che questi pipi picciotti non lavorino per conto loro. La faffa famiglia. Vediamo quanto sono forti effettivamente. Fategli un danno. Ma a posto, tranquilli. Andate come sapete fare voi. Perfetto, è andato anche l'ultimo. E allora? Non è molto difficile, no? Perfetto, l'ho preso. Dorothy, stai bene? Certo. Sì. Questi due mi hanno protetto. Che sollievo, grazie a entrambi. Che bello vederti sano e salva, Katie, ero preoccupato. Sono incredibilmente risolto di non essere riuscito a proteggerti. Non ti preoccupare, ci ha pensato Andrea, mi ha salvata. Capisco. Non credevo che ti avrei mai visto nella tua forma umana. Whoosh 2? No, Andrea. Grazie per aver salvato Katie. Non ho fatto niente di speciale. Ma Dorothy, cosa ci facevi a casa mia? Ecco, quei pipicciotti sono comparsi all'improvviso alla mia villa. Se ne sono impossessati a una velocità spaventosa. Cielo. I tuoi amici mi hanno salvato e mi hanno permesso di scappare. Oh, cielo. Deduco che i pipicciotti si sono stabiliti nella villa. E hanno fatto della residenza da nocciola la loro base operativa. Allora andiamo alla residenza da nocciola. Dorothy, è pericoloso. È meglio che tu non ti avvicini. Ma dove la lasciamo, gna? Ormai non ci sono posti sicuri in città. Che dite del seminterrato? Lì sarà ben riparata. Ottima idea. Saremo più tranquilli sapendo che sei al sicuro. Beh, potresti portarla nel mio mondo e lì sarà molto tranquilla. Va bene, però stai attenta, Katie. Certo. Come facciamo ad arrivare in linea? La villa è circondata dai pipi picciotti. Tranquillo, ce la facciamo. Dubito che riusciremo ad avvicinarci dalla parte anteriore. Dalla parte? Ci sono! I Wyatt di questo mondo! Wyatt? Sì, con l'aiuto di Wyatt potremo entrare nella villa senza farci scoprire. Andiamo a cercare i Wyatt di questo mondo. Andiamo alla base segreta allora. Beh, comunque sia Wyatt sta qua, quindi... Eccolo, ma anche ci vede, non dice nulla. E allora se io entrassi? Vabbè, parliamoci. Wyatt! Vuoi là, ragazzina? Questi ceffi in black sono sbucati da nulla e hanno invaso tutta la city. Oh. E c'è una zattera! Sì? Eh? Questo qua è un tuo friend, ragazzina? Yeah. Proprio così. Ehi, Andrea, che dobbiamo fare con la zattera? Certo. Il fiume è collegato alla residenza della nocciola. Quindi? Ehi, come fai a saperlo? Questa è la mia base segreta. Wyatt, puoi prestarci la zattera? Come? La zattera? Perché? Da quello che ci ha detto Miss Dorothy, la tua villa è diventata la base operativa dei pipi picciotti. Hello? Sister, sta bene? Yeah. Dorothy è nascosta nel seminterrato di casa mia. Whisper e Gibanyan si sono presi cura di lei. Great, thank you ragazzi. Allora? Possiamo? Yeah. Right, mi presto la zattera, ma vengo con voi. Cosa? Come, come? Pensi che me ne stia più a fare nothing mentre quelli mi invadono casa? E poi questo qua non mi ispira fiducia. Ti proteggo io, ragazzina. A proposito, come ti chiami? Okay. Mi chiamo Andrea. Well, là, Andrea?
sì. Non ti ispiro fiducia. E via. Aspetta un po'. Grande. Vediamo un po'. Quella lì è casa mia. Ottimo lavoro con quella zattera, Katie. Grazie. Certo che ne devi aver passate tante di avventure, Andrea. Con te mi sento tranquillo. Oh, grazie. Ci puoi scommettere? Sembra quasi che l'abbiamo fatto altre mille volte. Adesso vanno così d'accordo. Ne si direbbe che si sono appena incontrati. Forza, voi due. È ora che vi prepariate. Ok, ok. Quei tipi nero hanno un boss, right? Dobbiamo impedirgli di attaccare la città. Sì. Non dobbiamo farci scoprire qui. Understood? Fate attenzione. A pensarci, l'ultima volta ero con Wyatt e Luna. Però Luna non verrà mai in questa città. Già. Più fare sembra che ci sia qualcuno. Luna? Ehi, c'è qualcuno. Alla buon'ora. Ma quella è... Se intendete rovinare i piani di Sua Eccellenza, vi distruggo. Yahoo, sono proprio minacciosa. Ma cos'è? Luna? Una volta mi chiamavano con quel nome, ma... Adesso sono la temibile Sadormas. Sadormas? Ah, Sam, che stai facendo, Luna? Voi folli che avete dovuto minacciare il nostro signore. Preparatevi a essere annientati. Oi! Ma guarda Osapion! Mi sa che le parole sono inutili. Dobbiamo passare all'azione. Volentieri. Ma questo Osapion come si chiama allora? La battaglia ti impendi finché non inizia, non posso vederlo. Dai, su. Imperatore! Eh sì! Posso reclutarlo al limite? No, no, non posso reclutarli. Ah, diamoci una mossa, va. Fateli fuori, per favore. Non perdete tempo. Davvero, per favore. Però bella la musichetta. Evitate di incantarmi a Mari svegliato, per favore. Più che altro è una dama che incanta. Aspetta un po'. Ecco, fatela fuori. E do che giro ha fatto. Non che sia importante, però. Ottimo, bravi! Come si chiama? Morbocodo. Finito! 346! Proprio una manata gli ha dato! Me la fa batti 5, ma se è sbagliato l'ha fatto fuori. Wow, quasi tutti quanti a 99. Che bello, che bello, che bello, che bello. Sono molto contento. Ai ai, perché l'hai fatto? Diamine, mi giro la testa. Ehi, Luna! Ma che ci fai qui, Katie? Come? Ehi, non ti ricordi? Ricordo solo di Dio che è nero e me che pensavo. Addio, mondo crudele. Sempre melodrammatica. Ho fatto qualcosa? Pare che sia stata catturata e manipolata dal nemico. Non gli perdonerò per aver fatto del male a Luna. Non mi pareva così diversa dal solito. Ho trovato! Ci aiuterai anche tu, Luna di questo mondo! Vogliamo riportare tutto alla normalità. Chi è questo ragazzino esaltato? Io sarei esaltato? Ah, è la classica scena in cui il nemico si schiera dalla tua parte. Se avete bisogno di me, vi darò una mano. Ci possiamo fidare. Stiamo parlando di Luna, non abbiamo scelta. Mi spiegate perché avete tutti quel watch? Ehi, è vero, ce l'ha anche quel ragazzino. I tre moschettieri. Abbiamo ben tre yokai watch. Siamo quasi imbattibili. Quasi, Nathan, quanto sei proprio convinto delle vostre capacità. I protagonisti si sono riuniti, stiamo raggiungendo l'apice della storia. I protagonisti? La solita Luna e le sue fantasie. Beh, sì. Forza, Andrea, visto che sei più esperto, guidaci tu. Certo, ci penso io.
Che interessante scambio di battute. Deve esserci qualcosa tra di voi. What? Di che stai parlando? Piuttosto, guardate la mia pietra. Wow, un frammento di UFO. Te ne intendi, eh? Right, andiamo a sconfiggere quei criminali. Sì! Con la mia squadra nessuno potrà fermarmi. Andrea, guidaci tu, però va avanti lei. Allora dillo che vuoi andare davanti tu, no? Chi vi ha invitati qui? Allora ci sei tu dietro a tutto questo. Vada bene. Ma guarda chi c'è. L'umana che crea legami con gli yokai. Io che credevo di averti sparito in un altro mondo. Lo sapevo. È tutta opera tua, papà padrino. Vada bene. Mi conosci? Quindi hai trovato aiuto nell'altro mondo e sei tornata. Perché hai attaccato la città? Vuoi ascoltare il mio sogno? Quale sogno? La prima cosa ingloberò tutto nella mia famiglia. Poi con il potere di questo yokai del tesoro che ho trovato nel continente perdù. Dorago? Creerò un mondo solo per la mia famiglia. Un mondo dorato. Non è un sogno meraviglioso? Quindi effettivamente lei nel suo mondo non ha sconfitto il papà padrino e lui si è impossessato in qualche modo del tesoro del continente perdù. Non so che genere di mondo sia il tuo mondo dorato, ma non accetterò nessun mondo costruito sulle lacrime dei miei amici. Yes, hai fatto del male alla mia sister e ora la pagherai. Wow, sta proprio di battaglia finale. Ti pare questo il momento, Luna? Tranqui, ora che sono tornata alla normalità darò una mano anch'io. Sì, Andrea, combatti con noi. Grandioso. È forte, ma possiamo batterlo. Che branco di mocciosi. Credete di potermi battere? Va bene sognare, ma dei mocciosi come voi non meritano di affrontarmi di persona. Yokai del tesoro, mostrami la tua potenza. Vai, Dorago! Dragon Boru. Devo ricaricare assolutamente. Emma ha risvegliato. Al massimo proprio devo ricaricarlo. Andiamo con la pistola a blaster. Subito. Voglio vedere quanti danni posso fargli. Ovviamente andiamo con generoso. Bella la moneta. Medaglia, vabbè, io. Spero sempre il termine, sbaglio. Ma non è forte. Devo fare tutto quanto con un attacco solo. Se non lo mancavo, lo facevo con un attacco solo. Cioè, ah, ma è proprio debole allora. 498 punti esperienza, che ci facciamo? Ciao, Bada Bang. Avete sconfitto Dorago. Invece di mandarti in un altro mondo avrei dovuto eliminarti l'ultima volta. Va bene. Chiunque sarà ostacolare il mio sogno sarà schiacciato dalle mie stesse mani. Bada bing! E ho la pistola! Scarica. Ottimo lavoro. Mangia pane a tradimento. Se non sei altro. Anzi no. Lui in teoria è la mafia, quindi non è mangiapane a tradimento, anzi. Proprio no. Proprio no a tradimento, proprio l'ultima cosa. Cos'era quello? Il roundhouse kick di Chuck Norris? Furia del giudizio! Vai, uno, due e trua. No, non serviva però. Pugno vendicativo. Un
po' troppo. Che dici? Lui dice di no, lui. Ah, ok. È esplosa dalla parte destra del campo. Offerta irrefutabile, ma vai. Oh cavolo, ma che si trasforma pure qua, si trasforma. Io non avrei molta voglia di vederlo combattere pure qua, trasformato, eh. Ah, ma qua non ce l'ha l'UFO qua. Perché si è dovuto occupare il mondo umano. Vuol dire che non è il potere dell'UFO. Cioè, intanto mi tengo la pistola per sicurezza. Non ci siamo, non ce la facciamo, eh. Vabbè, a sto punto non serve più. Dai. Ok, ora serve. Ok, c'è sto. Ok, tornano anche gli altri. È proprio quello con la bomba, va, preciso. Però meno male che ci abbiamo fatto a caricarlo, se no non finisce più. Permette! Parisci male! Mi tengo la pistola per sicurezza intanto, almeno vediamo se si trasforma. Che non ha niente da fare nella vita. Almeno posso attaccarlo subito con la pistola. Ma non credo, sapete? Non credo. Buoni, buoni punti esperienza, mamma mia. Misteri mistici. La mia fine. Battuto da una ragazzina e dai suoi amici. Allora il sogno era solo un sogno. È finita! È sparito! Così si fa, ragazzina! La città ora dovrebbe essere tornata alla normalità, andiamo a vedere? Sì! Nathan, oh, è dubbioso? No, non sembra. Che c'è che non va? Anch'io ho dovuto affrontare Papa Padrino nel mio mondo. Anche quella volta ha preso possesso della città per coronare il suo sogno. Non potrò mai perdonarlo. Ma sembra che avesse i suoi buoni motivi. Infatti è quello che stavo pensando proprio in questo momento, sapete? Forse se avessimo avuto occasione di parlare saremmo diventati amici. No, non si chiama Naruto questo videogioco. Andrea. Oh! Cosa? Eh? Oh, il mio corpo! Sta succedendo quello che penso? Il tuo corpo sta sparendo, quindi ora ritornerai nel tuo mondo? Cosa? È già ora di tornare a casa! Non appartieni a questo mondo. È giunto il momento di dirci addio. Oh no, non ci rincontreremo mai più? Io voglio vivere altre avventure con te, Andrea. E Vuci 2! Non ti preoccupare. Non sentirai la mia mancanza. Perché hai un sacco di altri amici, Katie. Ah... Quindi in questo mondo io non esisto. Che bello. Quindi sorridi. Hai un sorriso bellissimo, Katie. Cioè lui riesce a parlare tranquillamente, a dirle che praticamente le piace in questo mondo, ma non nel suo. Certo, intanto ora me ne vado. Non dimenticherò mai questo giorno e non dimenticherò Bush 2. Neanch'io mi dimenticherò di te. Non puoi dimenticarti di Katie, ce l'hai là in Giappone. No, non dimenticherò mai il mondo di Katie e dei suoi yokai. Mi stai dicendo che ora non possiamo più andarci? Oh, beh, non che ci sarei tornato, però. Ah, chissà come se la passano nell'altro mondo. Che dice? Andrea sta così da quando è tornato.
Coraggio, tocca a noi. Andiamo, Katie. Ma cosa? Ma questo? Oh cielo, questa storia andrà avanti ancora per secoli. Ehi, hey, Andrea, c'è Katie? Cosa? Per tutto il tempo ho evocato questa, Katie? No. Sul serio, Gnia? Sì. Forza, è l'opportunità di consolidare il tuo rapporto con sì. Katie. Hai ragione. C'è qualcosa che brilla. Questa luce l'ho già vista da qualche parte. È la luce che vediamo ogni volta che veniamo evocati. Ma che mia voce! Yeah. Che cavolo? Ah, ha funzionato! Non è stato un addio molto lungo? Tutto quel dramma per niente, Gnia. Sì? Allora non sei scomparso. I vincoli tra due mondi erano ancora intatti. Possiamo partire di nuovo all'avventura. Forza, Bush 2. Ok. Ma come ok? Ah, ma è appena arrivata l'altra Katie. Capisco. Preferisci la me del tuo mondo, non è vero? Sì, ma non è questo il punto. Che storia sfacciatamente stolcinata. Insomma, sono destinati a stare insieme. Emma il Grande. Altezza, è sicuro che questa sia la giusta decisione? Perché hai aperto le porte per l'altro mondo? Quei due mondi non dovrebbero entrare in contatto. Non avrebbe dovuto sigillarle? Che bello. Su via, solo un piccolo premio. Non dovrebbe essere un problema. E poi sento... che prima o poi da qualche parte avrà bisogno nuovamente del loro aiuto. Se questa è la profezia di Sua Altezza, non mi resta che crederci. Però non so quando accadrà. Per ora osserviamo i salvatori dei due mondi. Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Ma dai! E finisce anche questa avventura. Vabbè, ce ne sono ancora altre che ci aspettano, ma stanno per finire. Pietra dorata per affrontare Dorago. Ma ce l'abbiamo già Dorago, le pietre. Le ho tutte le pietre per affrontare appunto i nemici del giardino in cielo, ma non è importante. Ora puoi utilizzare la moneta Fensidet per tornare al mondo di Katie ancora una volta. E veramente, a parte le missioni, ho tutto. No, oggi non posso venire, mi dispiace. Ad ogni modo, coach, questo video termina qui. Sapete cosa vorrei fare come prossimo video? Non lo so. Veramente vorrei andare a vedere il nemico che si trova. C'è una quest all'interno del circo la notte. E vedrò qual è. Se è interessante la porto, se no non la porto. Se c'è un nemico forte da affrontare o cose così. Ad ogni modo, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. E vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.